Qui con Luigi Mazzotta e naturalmente stasera, e ormai stanotte possiamo dire, con l'Associazione Radicale per la Grande Napoli è in corso la raccolta firme per eutanasia legale, questo secondo tavolo napoletano di questa iniziativa. Luigi Mazzotta, abbiamo iniziato più tardi stasera, l'inizio era previsto per le 22, abbiamo iniziato praticamente quasi a mezzanotte per questa pioggia che però non ha impedito ai cittadini napoletani che sono qui a Piazza Bellini di portare il loro contributo di laicità in questa nostra battaglia. Un commento, annunciando poi magari anche quelle che sono le prossime tappe di questa battaglia. Ma sì, vediamo che stasera la piazza è abbastanza affollata di giovani. Questo sarà il nostro punto base di tutti i venerdì sera, dove noi raccoglieremo le firme sull'eutanasia legale. E vogliamo sperare davvero di riuscire nell'impresa. I giovani si vogliono informare, non sono tutti d'accordo sull'eutanasia, ma noi sicuramente in questa piazza con loro apriremo un dibattito per avere un confronto e quindi insieme poter riuscire a veramente dare uno slancio a questa lotta. Ci vogliamo augurare che entro la fine di maggio raccoglieremo un numero numeroso di firme. E riguardo la situazione delle carceri, lunedì e martedì ripartiremo con i nostri sit-in davanti al carcere di Poggioreale, anche perché sappiamo che c'è un digiuno di 5 giorni e quindi i parenti dei cittadini detenuti hanno aderito altre volte e anche la settimana prossima faremo in modo di farli partecipare al satiagra non violento che è stato preannunciato da Marco Pannella e che è in atto in tutta l'Italia. Una cosa importante che volevo dire sul carcere di Poggioreale è la notizia che abbiamo ricevuto ieri sera da alcuni parenti di cittadini detenuti che mi hanno chiamato su Facebook dicendomi che ormai la situazione della fila di Poggioreale è sull'orlo di una crisi di nervi. Ci sono urla, spintoni, ci sono stati atti di violenza tra gli stessi parenti e questa è la dimostrazione dello stato delinquente, criminale e professionale che ormai non guarda più a nulla, neanche i parenti dei detenuti che dalle 4 del mattino possono fare una fila normale per andare a visitare i loro parenti. Noi lunedì e martedì dalle 6:30 saremo lì a sostegno con loro. Quindi ricapitoliamo in chiusura, in questa settimana avremo ancora dei tavoli domani e domenica per quanto riguarda eutanasia legale. Per conoscere le zone magari si può andare sul sito dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, per lagrandenapoli.org, e leggere gli appuntamenti. E lunedì e martedì, abbiamo detto, saremo presenti dalla mattina per riprendere la battaglia sulle carceri all'esterno di Poggioreale. E un'ultima battuta, caro Luigi, me la devi concedere anche su un'altra iniziativa radicale delle prossime settimane, cioè questi referendum sui quali insomma anche noi poi diremo la nostra da Napoli, dando un grande contributo poi per la battaglia nazionale su quei 6 quesiti che spaziano dalla droga all'8 per 1000, al finanziamento pubblico ai partiti, divorzio breve, immigrazione, insomma c'è tanto su cui lavorare per quest'estate. Ma diciamo che noi stiamo vivendo in una situazione dove i regimi si sono consolidati e abbiamo bisogno tutti quanti di dare veramente corpo ad una vera battaglia politica che sono i referendum, perché attraverso i referendum con i cittadini noi possiamo vincere queste battaglie di ripristino di legalità di cui il nostro paese ha esclusivamente bisogno. La vera democrazia partecipativa praticamente, no? La vera democrazia. Ringraziamo Luigi Mazzotta e diamo appuntamento quindi tutti i cittadini, i simpatizzanti agli appuntamenti che abbiamo appena elencato per le varie battaglie. Rivolta non violenta. Grazie.